Ciao a tutti, oggi prepareremo il pan brioche all'albicocca. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, latte a temperatura ambiente, zucchero, olio di semi di girasole, uovo, vanillina, lievito di birra, confettura di albicocche, zucchero a vela e granella di zucchero per decorare e gocce di aroma di brioche. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, lo zucchero e il lievito. E azioniamo il bimby per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina, l'olio, l'uovo, la vanillina, l'aroma di brioche. Chiudiamo con il coperchio di misurino e facciamo impastare per 4 minuti a velocità spiga. Trasferire l'impasto in una ciotola unta con olio e coperta con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento per almeno 2 ore. Trascorse le 2 ore abbiamo ripreso l'impasto. Mettiamo un po' di farina nella carta da forno. Andiamo a prendere l'impasto e posizionarlo sulla carta da forno. E andiamo a stenderlo con le mani. Dopo aver steso l'impasto, mettiamo la marmellata. Dopo aver steso per bene tutta la marmellata, andiamo a formare un rotolo, aiutandoci con la carta da forno. Chiudiamolo per bene. E adesso lo posizioneremo su una teglia da bun cake. Adesso schiacciamolo bene e facciamolo lievitare per circa 50 minuti. Trascorsi 50 minuti, e come vedete il pan brioche è ben lievitato, adesso faremo dei piccoli tagli non troppo profondi sulla superficie del pan brioche. Mettiamo la marmellata dove abbiamo effettuato i tagli. Adesso spolverizziamo con zucchero a velo. E completiamo con la granella di zucchero. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30 minuti. Il pan brioche è cotto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuoverlo dallo stampo. Pan brioche all'albicocca. Grazie e alla prossima ricetta!